Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente Dintorni Show. Quest'oggi, come ogni settimana, parliamo di libri. Specifico che questa settimana, appunto, avrete letto dal titolo, il tema è la Palestina, ma ho voluto anche mettere un altro sottotema, diciamo. Cioè, potevo tranquillamente mettere degli altri scrittori palestinesi classici, fra virgolette, ce ne sono tantissimi. E ci sono veramente libri come Ogni mattina Jenin, che è bello forte, oppure ci sono anche altri libri di autrici che conosco, come Ala al-Said, e ce ne sono anche veramente tantissimi altri. Effettivamente la Palestina a livello di macro tema ha portato veramente tantissimi scrittori, sia palestinesi, sia arabi, sia anche semplicemente europei, a scriverne, quindi la letteratura è davvero davvero vasta. Dicevo che ho voluto mettere una sottosfida in più, diciamo, e quindi inserire due testi che in realtà possono essere tanto visti quanto letti, appunto. Ma adesso scopriamo tutto e partiamo dal vero scrittore. Uno scrittore pazzesco, veramente, cioè uno dei più grandi, a mio gusto quantomeno, della storia, e questo è probabilmente il libro, anzi la raccolta di testi più bella in assoluto che abbia mai letto, di Mahmoud Darwish. Questa raccolta è solo di testi in prosa specifico, non c'è niente di poesia, ma è veramente una raccolta fantastica. Tutti i testi che ci sono ti portano a immedesimarti e soprattutto a vedere le perle di questo scrittore in diversi momenti della sua vita. Quindi c'è sia quando lui è giovane, che di fatto subisce tutto il essere esiliato, poi ritornare, avere tutta una serie di problemi con i documenti, essere un esule ma nella propria terra, perché lui era scappato e poi era tornato indietro. Quindi veramente veramente tanta cosa. In più ci sono... quella parte lì ovviamente è super 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 Palestina, proprio che salta fuori da tutti i pori, e se uno è già pro Palestina, diciamo che se legge quella roba lì proprio parti a più non posso. E anche magari a qualcuno che non è, fra virgolette, pro Palestina, un termine un po' brutto, però io sono sicuramente pro Palestina, è sicuramente interessante anche quella parte lì. Ma non c'è solo quello, questa è la grandezza di questo libro, perché c'è anche tutta la parte banalmente di quando lui è a Beirut durante i bombardamenti. E devo dire che non avevo mai letto nella mia vita, mai, 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 uno scritto così bello riguardo ad esempio al caffè e al giornale alla mattina. Cioè, lui fa tipo 3 pagine, 4 pagine soltanto di il caffè ed è di un giornale appunto che legge ogni mattina, quindi racconta il sapore, il ricordo, questa e quella, wow, cioè una roba veramente veramente superlativa. Poi ci sono anche dei pezzi invece un po' più introspettivi, appunto, che parlano un po' più di lui, però devo dire la verità, questo libro l'ho letto 7 anni fa e quindi non ricordo esattamente proprio tutto quanto. Tra l'altro questo è anche il motivo per il quale questo dei libri che vi farò vedere è l'unico che non è ancora presente sul sito. Ho messo qualche citazione quando ho parlato di Beirut, quando ho parlato di Gaza, però non l'ho ancora messo proprio perché è veramente un capolavoro per me. Cioè devo dire che io, è il primo vero testo che ho letto di Mahmoud Darwish, è il primo vero testo che ho letto di un autore grande e importante che mi ero scelto io, quindi tantissime cose. Questo libro per me è proprio molto significativo e devo dire che andarlo a rifare dopo 7 anni senza rileggerlo mi sento un po' blasfemo, quindi non posso proprio. Detto questo, voi dovete assolutamente comprarlo. Questa edizione in realtà non è l'edizione più recente, ne ha fatta un'altra Feltrinelli, questa è l'edizione che avevo comprato io, che tra l'altro è un difetto di stampa, però lasciamo stare. Ce ne sono delle altre e fra l'altro io in realtà ne ho una, prima o poi magari deciderò di regalarla a qualcuno ed è veramente veramente bella. Detto questo, compratelo assolutamente. Passiamo al prossimo. Il prossimo è un altro libro di un grande autore palestinese, un autore storico della Palestina, in questo caso un vignettista, un fumettista. Ed è molto interessante perché di lui probabilmente non sapete niente, ma se vi faccio vedere il suo personaggio, che sicuramente vi farò vedere, direte: ah sì, questo l'ho già visto, ah sì, questo lo conosco, ma chi è quello che è dietro? Bene. Questo personaggio appunto, che
avrete appunto già visto, avrò già fatto comparire, è Handala. Handala è probabilmente il personaggio del mondo pop palestinese più conosciuto in assoluto. Ed è questo bambino che sostanzialmente è sempre girato e si dice che non si girerà mai fino a quando la Palestina appunto non tornerà ad essere libera, oppure quantomeno ai palestinesi avere dei diritti normali e non essere trattati come vengono trattati oggi. Detto questo, questo testo appunto è un'intervista a Nigel Ali, che è stato quello che ha inventato il personaggio, un racconto anche della sua storia, della sua vita e tutta una serie di vignette che non ho capito se sono addirittura inedite, non mi ricordo onestamente, ma sicuramente sono molto significative all'interno della vita di Neji Ali. Tra l'altro alla fine ce n'è anche una onestamente molto bella che adesso vi faccio vedere, appunto di Carlo Schlatuf, che è questo vignettista, questo vignettista brasiliano che appunto ha voluto dedicare un'immagine sia al nostro Vittorio Arrigoni, che appunto era super attivista palestina, e ad Handala, che comunque rimane il personaggio oggettivamente più importante, è uno dei personaggi che ha sicuramente influenzato, come dicevo, più di tutti la cultura pop all'interno della Palestina e via discorrendo. Quindi, ripeto, se non lo avete, questo devo dire non è proprio imperdibile, nel senso che è meno libro rispetto a tutti gli altri, però devo dire che se siete appassionati della Palestina e in generale della grafica, dell'arte, effettivamente è un bell'oggetto. Io ve lo consiglio caldamente. Passiamo al prossimo, e l'ultimo. L'ultimo si chiama Palestina, ma paradossalmente è l'unico a non essere scritto da un autore palestinese. L'autore, al contrario, è un giornalista e un fumettista maltese che si chiama Joe Sacco e che questo oggettivamente, e con questo ha fatto oggettivamente il suo capolavoro, ovvero appunto Palestina. Palestina è un po' un ibrido delle due opere che vi ho fatto vedere, perché se quello di Nigel Ali è proprio un'intervista con poi alcuni pezzi, ma non me la sento di chiamarlo libro da leggere, diciamo, questo invece al contrario è effettivamente un ibrido. È un bel testo, una bella graphic novel che racconta il viaggio di Joe Sacco appunto in Palestina. Alla fine è proprio un reportage ed è dei primi anni 2000. Lo metto qui, intanto appunto per continuare quel discorso che vi dicevo prima, quindi di mettere anche qualcosa di un po' grafico ogni tanto, ma in più anche perché devo dire che è uno dei pochi libri, uno dei libri anzi, all'interno della mia vita che più di tutti mi ha fatto immedesimare quei personaggi grazie anche al disegno. Ho deciso di inserirlo in particolare perché lo ritengo veramente un bel libro. La storia, è semplicemente il reportage, come vi dicevo, di Joe Sacco in Palestina, siamo circa negli anni 2000, ma la vera grandezza è intanto il testo, che per carità è bello, eccetera, ma l'insieme delle due cose. Lui con i suoi disegni vi farà proprio immedesimare al 100% in quella situazione di normalità e quindi di frustrazione anche costante che provano i protagonisti attraverso i disegni, attraverso un uso sapiente del colore e delle parole. Devo dire che si legge molto in fretta, è molto bello, è veramente godibile. È ovviamente nessuno di questi libri è proprio, oh, mi faccio una risata, leggo questo libro. Assolutamente no. Però devo dire che comunque non è come altri testi che non ho inserito per tanti motivi. In realtà, tipo Ogni mattina Jenin, che invece è proprio che fai fatica. Qua fai fatica, però devo dire che anche il fatto di essere un'immagine aiuta molto a passare e godersi appena tutto il testo senza, diciamo, o nervosirsi a spaccare tutto, oppure al contrario, spararsi, ecco. Qua riesce a capire tutto, riesce a sperimentare e riesce soprattutto a comprendere. Devo dire che è molto bello, e in più il fatto che non sia un autore palestinese non è un plus, perché anzi, soprattutto dico che è il contrario. Però, tanto per variare, ci sta. Vi dico anche che c'è un altro libro palestinese che poteva oggettivamente finire in questa lista e non ci finisce per un fatto di tempi, ovvero non l'ho ancora finito e preferisco, diciamo, trattarlo bene. Però ci tengo a farvelo vedere perché non settimana prossima, per chi non lo sapesse, settimana prossima ci sarà la storia di Mascate, la capitale dell'Oman, poi ci sarà la storia di Hormuz, poi la storia del Bahrain. La settimana dopo 3 giorni dedicati a dei libri che raccontano la nascita, fra virgolette, di terroristi, e poi sto pensando di organizzare una settimana dedicata a quello.
questo. Perché? Perché è un testo che parla dell'omosessualità all'interno della Palestina, in particolare della Cisgiordania, ma lo fa in una maniera molto particolare, molto interessante. Quindi preparatevi, lo troverete in futuro. Detto questo, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram in particolare, perché lì effettivamente siete sempre aggiornati in tempo reale, ma anche alla pagina Facebook, alla pagina Instagram, in maniera tale da rimanere, ripeto, sempre aggiornati. La prossima puntata di Libri del Genere, se esclude. La prossima puntata dei Libri Imperdibili sarà a tema Libano, e invece qui torniamo a essere un po' più letterali e mettendo anche veramente un autore pazzesco come Samir Kassir nella sua infelicità araba. Non dico altro, io vi saluto, alla prossima!